andare avanti. No, no, no. Ah, mi accodo tranquillamente. Sono abbastanza lento. No, no, fate voi il ritmo, fate voi tutto. Anche perché qua puoi camminare, non c'è, la strada è unica. Quando finisce magari. Poi c'è il bivio verso sinistra là. Eh? Che c'è il bivio a destra. A destra. Però basta che ti fermi. No, no, ma io mi accodo, non ti preoccupare, cioè, cerco di stare appresso. Io sono lentissimo, no, pure... se un ti vuoi accodare, ma boh, ma pure io non è che sia sta gran cima. Paolo Caso. Eh? Era la moto di Paolo questa? Sì. Ah sì, tu me lo dicesti l'altra volta. Ma... che poi lui si è preso il 350, sì. Giusto? E aveva deciso di andare su una cilindrata più piccola. Ma questa è? Questa è il 530. Il 530, salute! Andiamo, sta arrivando la macchina.
bellissimo. Parco giochi. Qua ci vengono i grossisti. I grossisti si fermano qua. Già questa l'affrontano pochi. Questo è il famoso salitone. È bello ripido. Tu lo fai? Io sì. L'unica cosa è che mo in mezzo lo scorso fine settimana ci hanno scavato una buca. Qualcuno che è rimasto un po' bloccato. Anche perché questo qua è tutto morbido, quindi o lo affronti con decisione, non ti fai male, perché sono solo velocità, però devi affrontare deciso. E facciamo. Poi giù si mettono i grossisti che arrivano fino a qua sopra in genere. Infatti è tutto scavato, non so se hai visto. Sì, sì. Lo fai? No. È difficile? Ma hai provato? No, è difficile. Eh? No, non è difficile. Andate di terzo. Ho preso una buca che mi ha messo di traverso. Che fa? Lo scorso fine settimana l'ha presa in pieno, non lo sapevo, l'ha presa in pieno, si impernò. Penso che Salvatore non sa. C'è più trazione di quello che sembrava. Se la prendi deciso, sì. Se arrivi a perdere velocità è finita. Sì, all'inizio sopra non ci arrivi. Thank you.
Accendi di stronza!